Il guerriero samurai. Come funziona? Scopriamolo insieme qui su Wikiroll. Salve ragazzi e bentornati qui su Wikiroll. Oggi parliamo dell'ultimo archetipo del guerriero contenuto nel manuale Guida Omnicomprensiva di Xanatar, di preciso il samurai. Prima di iniziare a spiegarlo, il manuale stesso fa una piccola premessa, e cioè che questo samurai non vuole essere una rivisitazione o un'espressione vera e propria di quello che è una figura storica, quindi il samurai per come è realmente esistito. Piuttosto vuole dare una sua interpretazione di quello che è il samurai secondo la cultura classica dei romanzi, dei film, insomma, di tutte le opere di narrazione e fantasia che si trovano. Quindi, se Dungeons & Dragons stesso si prende la libertà di poterlo interpretare in modo del tutto personale, questo vi fa dire che voi potete farlo come volete. Non c'è nessun modo di farlo corretto o più vero, più realistico rispetto a quello che è la figura storica. Fatelo come volete. Ma questo è un discorso che riguarda principalmente il roleplay, di cui poi diremo qualcosa alla fine. Adesso iniziamo subito piuttosto a spiegare come funziona meccanicamente questo bellissimo archetipo. Ora, eccoci qua, il samurai. Ragazzi, il manuale stesso dice che il samurai è un guerriero finalizzato al combattimento e all'autocontrollo. Non è quella persona che perde le staffe e comincia a fare danni qua e là. No, è quello che basa tutto sull'arte del combattimento, unendo la capacità fisica a quella mentale. Dunque, la bellezza di Xanatar che ti mette una sua tabella per dirti il livello e cosa ottieni a secondo il livello. Questa cosa è una cosa bellissima. Ed eccola qui appunto la nostra tabella dove spiega livello per livello che cosa otteniamo. E andiamo subito a scoprire cosa si ottiene al terzo livello, cioè il livello in cui si può scegliere l'archetipo per il guerriero. E cioè competenza bonus. Quando un guerriero sceglie questo archetipo al terzo livello, ottiene una competenza in una di queste delle seguenti abilità a sua scelta: intrattenere, intuizione, persuasione o storia. Quindi potete scegliere una competenza in una di queste abilità, che sono appunto intrattenere, intuizione, persuasione e storia. Sono tutte caratteristiche, come vedete, mentali principalmente, a parte intrattenere, che ha a che fare con la nostra capacità di essere destri. In alternativa, apprende un linguaggio a sua scelta. Già qua sta dicendo la direzione che sta prendendo questo archetipo, che è molto mentale, oltre che capace nel destreggiarsi in altre arti, per questo anche intrattenere. Ma andiamo avanti. Ecco la capacità core di questo archetipo. Spirito combattivo, sempre al terzo livello. A partire dal terzo livello, la foga in battaglia del guerriero può aiutarlo a proteggersi e a colpire con efficacia. Come azione bonus nel suo turno, il guerriero può fornire vantaggio a se stesso nei tiri per colpire con le armi fino alla fine del suo turno attuale. Quindi, prima di andare avanti. Azione bonus, ho vantaggio a tutti i miei tiri per colpire per tutto il turno, indipendentemente dal numero degli attacchi che ho. Ho vantaggio. Capite? A tutti i tiri. Questo è perché quanto voi siete forti. Di roleplay si può appunto interpretare come mi concentro così tanto, sono così abile che come azione bonus spendo quel secondo, quell'attimo per concentrarmi, per poter essere iper efficaci in ogni singolo attacco. Ma non solo. Quando lo fa, ottiene anche 5 punti ferita temporanei. Siamo anche più resistenti. Il numero dei punti ferita temporanei aumenta quando il guerriero raggiunge livelli superiori in questa classe. 10 al decimo livello e 15 al quindicesimo livello. Utile tanto, forte tanto. Il guerriero fa degli attacchi la sua forza. Avere vantaggio ad ogni attacco, beh,
Il guerriero può usare questo privilegio 3 volte e recupera tutti i suoi usi spesi quando completa un riposo lungo. Quindi per 3 volte voi, supponendo abbiate una grossa fight ad esempio, piuttosto che tante fight a riposi brevi, che comunque il guerriero è nei riposi brevi è fortissimo alla stessa maniera, e beh, non è un qualcosa di stupido, tutt'altro. Cosa ne penso poi di questa classe? Lo dico a fine video. 7° livello, cortigiano elegante. A partire dal 7° livello, la disciplina e l'attenzione ai dettagli del guerriero gli permettono di eccellere nelle situazioni sociali. Ogni volta che il guerriero effettua una prova di carisma, persuasione, ottiene un bonus alla prova pari al suo modificatore di saggezza. Insomma, aggiungi saggezza alle prove di persuasione. Questo è per dire il tuo autocontrollo. Il suo autocontrollo, ecco appunto, gli consente anche di ottenere competenza nei tiri salvezza su saggezza. Se sei già competente per magari un talento, perché sei multiclasse in qualcosa, ottieni invece competenza nei tiri salvezza su intelligenza o carisma alla sua scelta. Finalmente si ottiene una capacità mentale per il guerriero che si applica a un'altra prova, perché persuasione principalmente su carisma. E quindi poter aggiungere saggezza alla prova di carisma è utilissimo nei momenti in cui tu vuoi pompare tanto la tua saggezza per qualsiasi motivo, ma ti vale anche per carisma, senza dover sprecare troppi aumenti di punteggi di caratteristica. Con tutto, comunque il guerriero ne ha tanti. Di roleplay è bello, non è fortissimo meccanicamente, è bello di roleplay perché tu sei capace a persuadere grazie alla forza del tuo autocontrollo, non c'è bisogno di minacciare per te. Anzi, vuoi provare a persuaderlo, a convincerlo? In quel caso, al punteggio di carisma ci aggiungi la saggezza, cioè la tua capacità di essere paziente, calmo, self-control, di roleplay è spettacolare. Inoltre, la competenza nei tiri salvezza, anche agli incantesimi ragazzi, tutti i tiri salvezza su saggezza, questo è forte, forte davvero. Ma andiamo al 10°. A partire dal 10° livello, quando il guerriero tira per iniziativa e non gli resta alcun uso di spirito combattivo, recupera un uso di quel privilegio. Significa appunto che, come detto prima, nelle fight lunghe, magari c'è il Dungeon Master che mette una sola fight lunga piuttosto che tante fight nei riposi brevi, se tu li hai già spesi tutti nella fight lunga ma compare un'altra fight prima di aver fatto il riposo lungo, ecco che in quel caso li hai tutti consumati, si tira per iniziativa, perfetto, hai un recupero di questa cosa. Questo è utile, davvero utile questo privilegio, perché ti consente di poter utilizzare questo vantaggio negli attacchi anche in fight non programmate o non previste o inusuali. Utilissimo, fortissimo, non proprio, ma utilissimo sicuramente. E quella, quella sorta di roleplay di nuovo, ma cioè, cosa in più? Ce la faccio ancora di più, ci provo ancora di più. È davvero forte, è davvero interessante. Colpo rapido al 15° livello. A partire dal 15° livello, il guerriero impara a rinunciare alla precisione per velocizzare i suoi colpi. Nel suo turno effettua l'azione di attacco. E dispone di vantaggio al tiro per colpire contro uno dei bersagli, può rinunciare al vantaggio di quel tiro per effettuare un attacco con le armi aggiuntive contro quel bersaglio come parte della stessa azione. Traduzione. Mettiamo che ho vantaggio, sia perché ho utilizzato spirito combattivo, o perché magari ho un vantaggio perché è accerchiato, perché quello è a terra, insomma ho un vantaggio per qualche motivo. Che succede? Io posso rinunciare a quel vantaggio per poter fare un attacco in più come parte della stessa azione. Cioè non è che mi dice puoi usare un'azione bonus, puoi usare un'azione attacco, no. Come parte della stessa azione di attacco, mi spiego? Che succede? Che tu rinunci a quel vantaggio per fare un attacco in più. Questo è forte. Perché? Uno, perché a quel livello già il tuo modificatore è alto, ok? Se tu utilizzi adesso forza o destrezza, il tuo modificatore sarà già al massimo a quel livello. Quindi già stai andando bene. Hai vantaggio, te lo togli quel vantaggio per fare cosa? Un attacco in più.
Se prendi con entrambi, succede che tu aggiungi due modificatori, due dadi dei danni in quel caso, più probabilità di crittare perché banalmente hai un attacco in più. Questo sì che conviene, mi spiego, è davvero molto interessante come privilegio che si ottiene al 15° livello. Non può farlo più di una volta per turno, significa che questa cosa potete farla ad ogni turno, ogni qualvolta, quindi giocare strategicamente per ottenere un vantaggio, da rinunciare al vantaggio per avere quell'attacco in più, è il numero degli attacchi a far forte il guerriero, perché aggiungi modificatori e dadi dei danni. Questo ti consente di farne ancora uno in più. È forte. Ultima cosa, forza di fronte alla morte, 18° livello. Lo spirito combattivo del guerriero può ottenere a bada la morte. Se il guerriero subisce danni che lo porterebbero a 0 punti ferita, ma non lo uccidono sul colpo, occhio, questo è bellissimo, questa è la mia preferita. Quindi se subisce danni che lo porterebbero a 0 punti ferita, ma non lo uccidono sul colpo, quindi non è quel caso in cui supera più del doppio, bla bla bla, il guerriero può usare la sua reazione per ritardare il cadere privo di sensi e può effettuare immediatamente un turno extra, interrompendo il turno attuale. Fermiamoci un attimo. Stai morendo, stai quasi per morire. Arriva un colpo che non ti uccide ma ti porterebbe a 0 punti ferita, boom, come tu mi hai colpito, quindi non è il tuo turno, non è il turno del guerriero, è il turno di quello che ti ha colpito, boom. Il turno della persona che ti ha colpito si interrompe perché adesso tu hai un turno extra, non un'azione, un turno, tocca a te, dove tu in quel turno puoi fare tutto, le tue azioni, la tua azione impetuosa, le azioni bonus, puoi fare quello che vuoi e tocca di nuovo a te. Che succede? Mentre il guerriero ha 0 punti ferita durante quel turno extra, i danni subiti provocano il fallimento dei tiri salvezza contro morte come di consueto, e il fallimento dei tre tiri salvezza contro morte può comunque ucciderlo. Significa che se in quel turno, ad esempio, tu ti allontani senza disimpegnare, oppure quello c'ha la reazione che ti colpisce, che succede? Che non ti scala punti ferita, vale come fallimento contro morte. Ti ha colpito, pum, fallimento. Ti ha colpito col critico, doppio fallimento. 3 fallimenti contro morte, sei morto in quel turno in cui tu sei a 0 punti ferita, ok? Quindi vale comunque la regola della morte. Non è che in quel turno tu sei invulnerabile, tutt'altro. Anzi, è pericoloso, quindi occhio a cosa fai, caro mio samurai. Che succede? Che quando il turno extra termina, il guerriero cade privo di sensi se ha ancora 0 punti ferita. Quindi, che significa? Che se alla fine di questo turno extra tu sei ancora a 0 punti ferita, perché magari non hai voluto utilizzare questo turno per curarti, se potevo con una pozione di guarigione, oppure utilizzando il tuo recuperare energie, ma hai scelto di utilizzarlo per fare l'ultimo sprint finale, per uccidere tutti o per fare qualcosa di iperfigo in quel caso, in quel caso hai semplicemente ritardato, come diceva prima, il tuo cadere privo di sensi. E quindi sei privo di sensi. E dovrei fare dopo tutti i tiri di salvezza contro morte. Una volta che il guerriero ha usato questo privilegio, non può usarlo di nuovo finché non completa un riposo lungo. Significa appunto di roleplay che tu hai uno sprazzo di vita talmente grande, talmente forte, da ritardare la morte, da ritardare il tuo cader privo di sensi. Tu, no, non è che c'è un'azione in più, è addirittura un turno in più, tanto il tuo autocontrollo. Questo di roleplay è bellissimo, ma cosa ne penso? Nello specifico ve lo dico adesso. A me questo archetipo non piace tanto. Diciamo che è uno di quelli che non mi verrebbe mai di scegliere e di provare perché non ci vedo nulla di realmente interessante. E mi dispiace dirlo in questa maniera, ma è la verità. Se volessi giocare un samurai armato di katana, non sceglierei il samurai, il guerriero, sceglierei il monaco Kensei, che faremo un giorno. Capite? Non mi piace tanto. La capacità di darsi vantaggio è molto utile. Però è utile se lo multiclassi, magari con un paladino, con un ladro, allora comincia ad avere un senso, ma servono tanti livelli per poter essere davvero performanti.
la competenza bonus, la saggezza soltanto però alle prove di persuasione. Se mi davi la saggezza al tiro per colpire, dicevo mamma mia, fighissimo! E soprattutto bello performante, poteva competere con il maestro di battaglia, mi spiego? Poi, il darti un utilizzo in più quando li finisci è di nuovo quella cosa che il buon Guild di Russo Draconis continua a dire, cioè se tu a un certo livello non hai imparato a fare economia d'azione, a fare economia delle tue risorse, dartene uno in più non è che ti risolve un problema, è uno spreco di un privilegio al decimo livello. Poi quello al quindicesimo che tu rinunci a un attacco, cioè rinunci al vantaggio per darti un attacco in più, ecco quello è bello, ma al quindicesimo, cioè va bene per quelle one shot o campagne dove si arriva ai livelli alti, però non è quella cosa che tu brami di arrivare perché finalmente ottieni quella cosa figa. Quella al diciottesimo è bellissima invece, forse di fronte alla morte, che c'è il turno extra, se... Però a quei livelli è difficile arrivare a zero punti ferita, parliamoci chiaro. Questo significa che secondo me questo archetipo poteva essere reso in maniera davvero migliore. Non che sia brutto, sia chiaro, ma secondo me per quello che è l'immaginario del samurai, per quella che è la tendenza dei giocatori a voler fare un concept in questa maniera, diciamo che meccanicamente non è attrattivo. In cosa spacca? Spacca nel roleplay. Tutto ciò che è scelto funziona di roleplay, va benissimo, perché tu stai mantenendo e ufficializzando quello che è il concept di un guerriero che unisce la capacità mentale, il suo autocontrollo, la sua tirannia della mente sul corpo assieme a una forte capacità fisica. Ma se voglio giocare di puro roleplay, ok, lo faccio. Ma sto rinunciando a forza, cioè nulla mi vieta a farmi un maestro di battaglia e giocarlo di roleplay come se fossi un samurai. Perché quello è più performante, più caratterizzabile. Oppure, come dicevo, il monaco Kensei. Diciamo che non è stata secondo me una scelta azzeccatissima. Va bene, perché va bene, ma si poteva fare di più, secondo me. Però ditemi la vostra, perché questa è la mia opinione. Voglio sapere quello che ne pensate voi, ragazzi. E detto questo era l'ultimo archetipo di Sanatar del guerriero. Adesso andiamo avanti, perché non sono finiti. Quindi, ragazzi, come al solito, io vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace se vi è piaciuto il video. Tutti i nostri link sono in descrizione. Saluti e frecce, ci vedremo un prossimo video qui su Wikiroll.